Il liceo artistico Mengaroni di Pesaro ha premiato gli alunni vincitori del concorso Gordiano Rossini, un bando che nasce dalla volontà della famiglia Rossini di commemorare il compianto Gordiano, che fu prima ex studente del Mengaroni e poi divenne eccellente interior designer. Il concorso, organizzato assieme all'Unione Ciechi Ipovedenti, prevedeva la realizzazione di spazi per la casa, in particolare una cucina, che portassero idee innovative e inclusive verso i portatori di disabilità, in particolare quella visiva. Questo è un concorso che riguarda i ragazzi che stanno facendo la sezione di architettura e design di interni per realizzare una cucina e gli strumenti della cucina accessibile, in particolare alle persone con disabilità visiva, che siano cieche o ipovedenti. E quindi i ragazzi che si sono incontrati diverse volte con noi e anche con il dottor Rossini per alcune altre spiegazioni tecniche, hanno realizzato dei lavori sia di gruppo che individuali veramente, veramente belli e complessi. Abbiamo pensato di ritornare un po' questa gratitudine al liceo e agli studenti, istituendo una borsa di studio e scegliendo il corso di studio in interior design, proprio perché da un lato nostro papà è diventato appunto un disegnatore di mobili e nell'azienda che coordino comunque anche noi siamo calati nel contesto dell'interior design, perché produciamo software per architetti, progettisti, disegnatori interni. Quindi ci sembrava ideale questo connubio e abbiamo lanciato l'idea alla dirigente, che l'ha apprezzata sin da subito. È nato un progetto estremamente interessante e i risultati che sono arrivati al termine del progetto sono stati davvero incredibili, straordinari. Si dice molto spesso, semplicisticamente, che i ragazzi sembrano svogliati, sembrano, no, poco propensi all'impegno, allo sforzo, invece credo che abbiano dato una dimostrazione incredibile di abnegazione, di applicazione, di collaborazione, desiderosi di conoscere il mondo del lavoro e di dare forma a questo tipo di progetto. Il primo premio del concorso è stato assegnato a Riccardo Mattioli. Poter aiutare queste persone a vivere la propria vita senza essere aiutate, oppure cioè, magari con l'aiuto, ma come persone che non soffrono di disabilità, appunto, non hanno bisogno di questo esilio. E la mia idea era quella di poter rendere la vita di queste persone, diciamo, come quella di tutti, perché alla fine sono tutti uguali. Per la commissione è stato difficile scegliere e individuare i progetti da premiare, infatti un piccolo riconoscimento per tutti, però i progetti dimostrano veramente delle competenze elevate, quindi io ringrazio anche gli insegnanti, la professoressa Palazzo, il professor Antonini, il professor D'Antuono e la famiglia Rossini che veramente ha dato questa preziosa opportunità.